Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Buonasera, siamo qui con Alex Mitrano e parliamo ovviamente della sala cinematografica di Via Sellaorta. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Alex che ha accettato questo invito, anche se ci siamo leggermente beccati scottati su Facebook. Però diciamo, sì, faccio finta che eravamo sulla soglia del carnevale e quel pagliaccio potrebbe anche passare simpaticamente. Dialoghi. Allora, parliamo un attimo di tutto quello che è successo alla sala cinematografica. In poche battute cerchiamo di far capire cosa è capitato. Nel 2017 esce un bando del Comune di Capri per affidare questa gestione. Una gestione dove il Comune ha speso cifre blu per poter realizzare questo centro, che è come se avesse una maledizione. Nessuna gestione ha mai completato il bando di appalto con serenità. Se la prende ci sia la maledizione della vecchia signora che è morita alle fiamme, che disse nessuno se vedrà mai bene e tutto. Pensavamo che questa volta invece, trattandosi Alex di un ragazzo giovane... Poi dovrebbe parteciparono in tre società per quel bando, sì. E ce lo aggiudicavamo noi con questo progetto, ed era un bando che durava un anno, perché era una sperimentazione, certo. E... il primo anno problemi non ce ne sono stati. Allora no, il primo anno verso però la fine del bando, faccio giusto un esempio di quello che successe. Siccome l'impianto audio era abbastanza vecchiotto, cominciò a dare delle problematiche, ovvero, proprio per dirla in poche parole, cominciava a gracchiare durante i film. Quindi durante la proiezione si avvertivano dei rumori che non erano certo idonei a una proiezione cinematografica. E il Comune in questo caso ha sostituito l'impianto, l'ha integrato, l'ha migliorato. Intervenne. Ci fu ovviamente anche lì una mia insistenza per dire: ragazzi, non si può continuare ad avere questo impianto audio, altrimenti qui bisogna interrompere il tutto. E dopo circa un mesetto, verso ottobre, chiudemmo per una quindicina di giorni all'incirca, e l'impianto audio fu effettivamente cambiato. Perfetto. Il primo anno è sempre pagato? Sì, devo dire la verità, ci sono stati dei piccoli ritardi, sono stati pagati, è stato sempre il tutto primo pagato. Anno il cinema com'è andato? Perché faccio questa domanda? Personalmente, le rarissime volte mi sono legato al cinema, che tanto tra Sky, Netflix e tutti gli altri gestori di film, eccetera, è chiaro che si va poco al cinema, per quanto il grande schermo è tutta un'altra cosa. Io sono venuto a vedere il film con i miei figli del Re Leone. Che è quello che è uno di quelli che ha dato meglio, però dobbiamo dirlo. Se quello ha dato meglio, vuol dire che è stata una tragedia, una strage agli altri. Gli unici film, peraltro, dove effettivamente c'era un numero leggermente superiore di spettatori, erano tutte le proiezioni indirizzate a una fascia giovane, ai bambini soprattutto, appunto, quindi tutti i film della Disney. Solo che effettivamente, per avere la fiducia della Disney, ad avere il film alla prima settimana... Quanto costano leggere un film? Dipende tantissimo. Dipende tantissimo. Allora, paradossalmente viene quasi a costare di più un film alla prima visione, come Il Re Leone, che ti dico che tra fatture varie siamo arrivati a superare nelle due settimane di proiezione i 3.000 euro. Addirittura? Sì. Che sono soldi che non avete visto manco lontanamente. La maggior parte dei film no, assolutamente mai. Anzi, sperare sui popcorn e sulle Coca-Cola. Assolutamente, anzi abbiamo, avendo comunque un misuratore fiscale legato proprio al mondo cinematografico, ho portato anche degli esempi relativi a dicembre dell'anno scorso, quindi dicembre 2018, dove facciamo anche tre film diversi a settimana, e dicembre è un mese abbastanza forte da un punto di vista cinematografico. Alcuni film in una settimana hanno anche incassato 200 euro, 150 a 200 euro. Siccome il bando, il punto centrale del bando è il cinema, avete fatto presente all'amministrazione all'epoca, dice: guardi, qua al cinema non ci viene nessuno, oggi viene così poca gente.
Allora, che tutti i nostri affanni con i venditori sono inutili? Assolutamente, la possibilità che noi avevamo, e qui mi prendo qualche merito, è di aver creato una situazione giovanile di un bar che era funzionante la sera, che permetteva perlomeno di farci galleggiare, proprio galleggiare. Ma ovviamente quello è un merito, quello non è un obbligo il mio di fare il bar, ma ovviamente senza quegli introiti, certo, risulterebbe totalmente impossibile portare avanti la gestione fallimentare. Ok. Perché peraltro ci dobbiamo aggiungere la guardieria del parco, e quindi la guardieria sia tra diurna che notturna. Cose hai fatto la guardieria del parco? Allora, non è una diurna. Allora, notturna avevamo il servizio ovviamente. Okay. Quella diurna l'abbiamo assolutamente sempre fatta. Qual è la verità? La verità è che la guardieria diurna in un posto del genere, e quindi per rispettare al 100% un bando, significa avere una guardiania che va dalle 8 della mattina alle 8 di sera, quindi avere due turni di guardiania e avere quindi due persone dipendenti. Noi una l'avevamo nella parte del giorno di maggiore afflusso, ovvero quindi parliamo dopo le 15, dopo le 16, perché effettivamente in un periodo estivo alle 11 e mezzogiorno, dove anche siamo stati controllati e ci è risultato appunto la mancanza di guardieria, per noi era veramente impossibile avere. C'erano 40 gradi nel parco, non c'era una sola persona a quell'ora praticamente. Mentre ovviamente quando il pomeriggio arrivano le mamme, arrivano i bambini, ci sembra giusto e ci sembra anche necessario avere qualcuno che controlli ciò che succede per il bene comune e collettivo della situazione. Per quanto riguarda i bagni, io ho fatto un servizio un paio di mesi fa in cui c'era una bella busta di immondizia vicino a un urinatoio che è presente, è una cosa squalidissima. Questo penso essere d'accordo. Assolutamente, ma sono segnalazioni che noi abbiamo fatto sempre agli uffici generali, quindi lì in quel caso dovrebbe essere l'ufficio tecnico, in quel caso, dove sia per quanto riguarda nella parte politica, veramente io non ho avversione verso l'uno o verso l'altro, però ci tengo a dire che l'ho fatto sia alla vecchia che alla nuova, quelle segnalazioni sui bagni che per noi erano interventi di straordinaria manutenzione, semplicemente questo. E nel corso dei due anni, nel prima e nel dopo, no, sono interventi ordinari che parli tu. Sì, no, allora ci fu per capire anche com'è stata gestita. Assolutamente no, vennero. Cioè, non è stata ridicola, ma vennero, un problema del genere si risolve in duello di orologio. Sì, 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 sì. No, vennero a controllare e per loro risultava che, anche se nel primo verbale che ci fu fatto, c'era testualmente scritto che c'erano problemi di ordinaria e di straordinaria manutenzione, testualmente. Allora, quindi ovviamente perché sì, non sono intervenuti, se mi sto bagno rimasto sta busta di immondizia? Questa domanda non so rispondere, perché per me io tutto quello che chiedevo, e ci tengo ancora a precisarlo, per tutto il centro polivalente, quindi non soltanto per i bagni, era semplicemente una collaborazione necessaria per portare avanti quel luogo in tutte le sue forme e in tutte le sue parti, perché ovviamente è suddiviso per altri obblighi ed altre situazioni, come l'associazionismo che ha sempre partecipato nel centro polivalente. Perché non sei entrato nel cosiddetto giro dei congressi, ad esempio? Io a tutto parte come sala congressi. Sì, io penso che l'attività congressuale sull'isola sia, non sono assolutamente del settore, quindi non voglio dire scemenze, però perché non hai cercato di entrare? Sì, cioè, no, ci abbiamo provato, ma la maggior parte dei congressisti è nell'albergo, in cui praticamente, cioè, funziona molto di più in un ambito alberghiero nel quale vengono affittate le stanze e gli viene data la possibilità di fare il congresso, quindi funziona più con gli alberghi che hanno questa possibilità, perché effettivamente i costi per dei congressisti sono veramente alti sull'isola, oltre ovviamente semplicemente il trasporto, il pernottamento, in più c'è una sala e in quel caso dovrebbe esserci anche un service esterno, perché magari dipende sempre un attimo dalle esigenze del congresso.
Quindi ecco, secondo me ecco, non è che abbiamo visto tutti questi congressi, voglio dire, a Capri, al di fuori di strutture. Per capire come tu pensavi, io mi prendo in gestione questa attività. Certo. Come penso non solo di coprire i costi di gestione del centro, ma anche di guadagnarci, creare una parola di GT. Certo, ma nel bando e nel piano nostro, anche la parte congressuale, doveva essere presente. Lì ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà, perché appunto secondo me manca proprio il materiale, cioè manca proprio la materia prima. Qui cinema, pochissimi spettatori. Cinema, pochissimi spettatori. Niente attività congressuale. Devo dire che come tutte le attività, anche al cinema si stava bene o male creando, che non basta, è assolutamente che non basta, ma rispetto al primo anno qualche cliente in più da un punto di vista cinematografico c'era, perché come in tutte le cose bisogna creare un'abitudine per nel corso del tempo, per qualsiasi attività, no? Anche a fronte dell'investimento iniziale che noi abbiamo fatto all'interno della struttura, dove praticamente, già l'ho detto e lo ripeto, era tutto nostro, tutto, quindi abbiamo fatto anche un investimento iniziale. Ma come il bar, avete trovato i frigoriferi? Ah sì, vabbè, però parecchie cose, parecchie strumentazioni erano da acquistare, anche del ghiaccio. Una cosa che mi ha sorpreso, ad esempio, ho visto negli ultimi giorni che al bar avete smontato le luci del bar. Allora, quelle erano le nostre, perché il comune ve le ha date con le luci. No, quella lì non erano previste. Quella è una controsoffittatura ed è presente anche nel verbale di riconsegna, che non era presente. L'abbiamo fatta noi per sia un ambito estetico della situazione, sia per illuminare la parte bar, che non vi erano previste luci. Quello è un controsoffitto dove noi abbiamo inserito l'illuminazione. Come illuminavano il bar? No, non vi era illuminazione. E soprattutto nel momento della nostra consegna la prima volta, quindi da una gestione all'altra, dalla gestione precedente alla nostra, cioè. Lì per esempio le pareti erano annerite da fumo, quindi non era una situazione neanche esteticamente molto carina. Noi abbiamo tutto quello che è presente all'interno adesso, è una pitturazione, cioè, che prima era assente. Quindi anche... Ma perché avete lasciato, quando avete riconsegnato il centro, graffiando tutte le pareti? No, non ho parlato di atto vandalico. Sì, dai, atto che comunque ci sta quella cosa. Ma assolutamente. Non dico che sei stato. No, ma assolutamente. L'artefice principale. Assolutamente no. Ma dopo. Allora, noi proprio nel campo dell'ordinaria manutenzione, dopo un'estate e dopo una sala di un bar che lavora la sera, ci sta che le pareti non sono perfette. I graffi sono mai. Ma sai quando i bambini vengono magari con una monetina, una cosa. Quella poi è effettivamente fatto su uno strato di pitturazione, semplicemente, che peraltro prima non era presente. Io sono rimasto male, che uno presuppone che quando riconsegni una cosa al pubblico, la riconsegna nel bene e nel male. Ma assolutamente. Così come l'ha ricevuta. No, noi l'abbiamo ricevuta sicuramente peggio di come l'abbiamo lasciata. Cioè, questo è sicuro. C'erano le macchie di fumo, di annerite, quando noi l'abbiamo preso la prima volta. Non so se ti ricordi un fatto di cronaca. Francamente che, no. Che intervennero proprio i vigili del fuoco poco prima della... Ah, sì, sì. E le macchie di fumo sulle pareti erano ancora presenti. Quindi a me è stato consegnato sicuramente in una maniera peggiore di come noi l'abbiamo lasciato. Noi almeno abbiamo lasciato... A parte ovviamente le strumentazioni che ci siamo riprese, ma ci mancherebbe, ma alle pareti sono cioè è tutto pronto bene o male per essere riattivato. Sì, bisogna fare una pittata, ma che quanto ci sta in una lampada del proiettore? 600 euro. Ma io so che più IVA. Su tre, se non sbaglio, sono due lampade. Su due lampade, una non funziona. No, non è questo. Infatti, ho anche e lo hanno anche praticamente gli uffici, la relazione del tecnico di Cineproject, che sono i numeri uno in Italia
sui proiettori, dove lì si parla di un intervento di straordinaria manutenzione, non del cambio della lampada. Noi abbiamo acquistato lampade e abbiamo le fatture, no? Circa una volta ogni 6 mesi abbiamo cambiato le lampade, e lì c'è uno scollegamento interno tra una delle due lampade ed il proiettore. Quindi ciò fa sì che il proiettore Allora è funzioni a una colpa del sola produttore, lampada. No, è colpa del è colpa del produttore, proiettore, del non la produttore. lampada, il proiettore. Il proiettore ha bisogno di un intervento dopo, non so da quanti anni esiste quel proiettore, forse sicuramente 4-5, 5-6 o qualcosa del genere. E non è mai stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria su quel proiettore e era necessario da 6 mesi a Veniamo alla questa cosa che a me parte. più interessa in Assolutamente. assoluto. L'antincendio. Perché io presuppongo che tutto quello che assistiamo ogni tanto nel mondo, Assolutamente. penso l'antincendio in Cina sia proprio l'ABC. Assolutamente, La sala congressi sia l'ABC. certo. In qualsiasi luogo di ritrovo, al chiuso, Sì. no, all'aperto, sia l'ABC. Assolutamente. Tu hai segnalato Io ho segnalato che non allora funzionava si l'antincendio. è rotto, si è, allora praticamente non posso dirti che si è rotto, praticamente mostrava avaria generale, abbiamo quindi le foto. Quindi Non entra in non funzione. entrava in funzione perché c'era avaria generale del sistema circa 5-6 mesi fa e abbiamo segnalato più volte questa cosa. So già cosa stai per chiedermi, quindi intervengo da solo. Autodidatta. Mi chiederai come hanno fatto anche altre persone. Perché allora quindi continuavi le proiezioni cinematografiche? Perché fare cinema non significa andare da Blockbuster a prendere un film. I contratti con dei distributori cinematografici si chiudono molti mesi prima, anche molti mesi prima. Quindi noi avevamo una quantità economica già investita. Peraltro chiudere la struttura e chiudere il bar significava mettere altri 4-5 dipendenti in mezzo alla strada e avere io un danno economico che mi doveva Beh, far per poi devi solo dire al comune, ed siete esclusivamente voi di per erogare l'età, gli l'antincendio è sicuro che è un'opera di cui si devono occupare alimenti. E loro. allora l'ho E fatto io guardate, io non questo. voglio chiudere l'attività, Ma se questo è c'è stato un danno fatto. potete intervenire, non Ma dico domani mattina, assolutamente, domani ci pomeriggio mancherebbe. potete Ma da qui a intervenire. 2 settimane non ci sarebbero stati problemi, da qui a un mese non ci sarebbero stati problemi. Ed è stato fatto più volte questa cosa, è stata Cioè, non sono veramente mai fatta venuti più né a volte. verificare niente. Non sono entrati neanche all'interno della struttura a controllare. L'unica volta che sono entrati all'interno è stata per la riconsegna del locale, dove è stato appurato che l'antincendio era in avaria generale, che il proiettore aveva una problematica, che vi sono perdite di acqua all'interno della struttura e tante altre piccolezze, ma che ovviamente quando una mano lava l'altra, come il condizionatore, cioè l'impianto di condizionamento del cibo, funziona e non funziona. Siamo intervenuti noi 5-6 volte, anche se doveva essere una straordinaria manutenzione. Ma durante poi risponde al vero che durante il lavoro del parchetto hanno anche danneggiato Sì, allora, l'impianto audio, se non No, sbaglio. allora non hanno danneggiato l'impianto audio. Ah, Praticamente almeno una cosa non l'hanno fatta. dietro lo schermo vi sono presenti delle nicchie dove sono poste le casse. Quando si è scavato nella parete subito adiacente esterna, una di queste nicchie è stata praticamente aperta. Adesso, con il maltempo, non sono un tecnico, si dichiara che perlomeno adesso è messa in sicurezza, quindi è semplicemente coperta. Ma tra umidità e intemperie io personalmente ne dubito. E ne dubito anche perché, avendo questa apertura dietro il cinema, con i film con grandi effetti speciali e quindi con picche audio, lo spettacolo si sentiva fino a Via delle Botteghe. Cioè, sicuramente sui terrazzi dell'Internazionale si avverte chiaramente l'audio del cinema. E non mi sembra troppo normale, sinceramente. Quindi significa che c'è un'apertura, questo è il senso. Perché ovviamente la cassa trova una via d'uscita Andiamo dell'audio. avanti. Sì.
si parla di questi fantomatici fitti. Sì. Fantomatici nel senso che realmente c'è, che c'è la Gori, c'erano i cartelli. Io sono andato sul sito della Gori su internet e ho trovato che era aperto lo sportello 3 volte a settimana. Assolutamente. C'erano altre società, c'erano gli albergatori, c'erano i commercianti. Ascom e Federalberghi nello stesso ufficio. Erano presenti Ascom e Federalberghi. Questo non è il cambio. No, sì. Anche se mettiamo anche la Gori insieme. No, assolutamente. Perché poi c'è un problema di fondo che è questo. L'Ascom e Federalberghi non dovrebbero ricevere il pubblico. La Gori, come di cui c'è uno sportello, riceve il pubblico. E qui c'è una serie di norme. Ma norme addirittura... E perché Ascom e Federalberghi non dovrebbero perché ricevere non ricevono il pubblico? E associati. Solo i loro associati, i loro associati non hanno contatto con il pubblico. Quindi tutti gli associati. Cioè là già non funziona l'impianto antincendi. Poi va uno per fare un contratto, eccetera. Vabbè, ovviamente prima funzionava però l'impianto antincendi. Eh sì, però non funziona da 6 mesi. Allora cioè, parliamo di 6 mesi indietro, andiamo a maggio. Sì, andiamo a maggio. Sì, le prime pecche sono state mandate... prima delle elezioni, le prime. Questo non è il cambio, però no, assolutamente. Però dico, certo, gli amministratori politici non è che hanno colpa nell'antinei quelli che c'erano, certo, assolutamente, quelli che c'erano dopo, assolutamente. No, io ciò che anche era un po' il quartier generale della precedente amministrazione, ma non penso proprio. Io, anzi, era il quartier generale di tutti in realtà, perché chiunque chiedeva quel luogo, lo otteneva in una maniera gratuita. No, assolutamente, però ci tengo a precisare. Anche noi però... è una trasmissione, no, sì, molto sì. Gentile. Sì, ma addirittura partendo dalle scuole. No, però torniamo un attimo assolutamente. Lavoro. Perché poi c'è l'avvocato Gaetano Simeoli che fa una bella pecca al comunicato. Mm. Scusate, ma com'è possibile che un ente pubblico-privato che alla fine diciamo tartassa il contribuente, si trova a bello l'ufficio là che non si va a affittare, che fa uno sportello al pubblico funzionante 3 giorni a settimana, però giusto per chiarezza. Non è che molti smontavano tutta l'attrezzatura e se la portavano. Vabbè, no, l'attrezzatura di servizio. Sì, ma la maggior parte delle attrezzature, quali scrivanie, esattamente come negli altri uffici che sono anche quelli delle associazioni, la maggior parte delle erano le mie, cioè di loro strumentazioni avevano qualche PC e qualche cosa. Il fatto di non portarlo via. Sì, ok. Assolutamente. I servizi un po' con le pinze, ma non volevo entrare nella questione. Volevo capire questa cosa qua, volevo dare una fotografia attenta di tutta la struttura. Cioè, effetti, tu sei stato costretto a affittare, dare in concessione, in servizio, come per reperire fondi per sopperire. Il cinema non veniva nessuno. Assolutamente. I congressi non si faceva. Assolutamente. Per poco di bar. Assolutamente. C'è anche... C'è anche l'obbligo perché di Caprioli appunto da bando dove sì. Paga dove però paga veramente una di messo a confronto con le cifre che dà Dana Capri è veramente una sciocchezza, cioè veramente una sciocchezza. Qual è la somma di Dana Capri? No, precisamente non la so, però è sicuramente superiore, molto superiore. Poco superiore o molto superiore? Molto superiore. Okay. Molto superiore. E perché ad Dana Capri sempre il comune paga il gestore per proiettare i giri? No, questo non te lo so dire precisamente. L'unica cosa che so è che tutta la strumentazione presente ad Dana Capri è di proprietà del comune e ad Dana Capri viene fatta una manutenzione quasi settimanale a tutte le attrezzature da parte del comune. Insomma, queste sono amministrazioni comunali, i funzionari comunali sono gli incapaci a capo che ti hanno dato vinto l'appalto, eccetera, hanno dato le chiavi, una pacca sulla spalla. E me la sono dovuta assolutamente. Me la sono dovuta assolutamente piangere io su tutto, tutto dal primo giorno, questo non lo metto assolutamente. C'è un'altra cosa che non riesco a capire. Io guardo il sito del comune almeno 20 volte al giorno, perché per il mio lavoro fare il giornalista. È una fonte inesolibile assolutamente, ci mancherebbe di notizie, ci mancherebbe che poi lo può approfondire, quelle meno interessanti non si approfondisce. Certo. Una sera credo mi collego sul sito del comune Città di Capri e vedo la revoca del porto.
È lo stesso giorno in cui l'abbiamo visionato anche la sera, perché la mattina dopo ci fu notificata, però la sera uscì sul sito, sì. Funzionari che si dilettano a rimanere in ufficio anche a tarda sera pur di fare queste. Quello che non riesco a capire è questo, cioè si è arrivati a questa revoca a seguito di un accordo sui pagamenti, una Certo, dilazione che avete assolutamente. fatto. Pensa, sono state due rate trimestrali che Che mancavano. una doveva essere pagata il 15 di settembre e un'altra il 15 di ottobre. 15 settembre non le pagate. 15 settembre non è stata. No, allora, in realtà erano tre. Allora, erano 15 di agosto e il 16 di agosto fu pagata. Quello è un giorno, 24 No, ore. nel senso, fu pagata nei termini con appunto la mia richiesta. Tanto se è festivo, mi sembra il 15 agosto. No, sì, era peraltro la vestiva. Però con la mia richiesta, allora io già in quella data avevo quasi immollato praticamente delle speranze, nel senso, per dire, non vi era collaborazione, non, le cose che erano rotte restavano rotte. Ho detto, io adesso pago il 15 agosto questa rata trimestrale e attendo un mese per vedere se perlomeno c'è l'interesse di risolvere le problematiche. Questo interesse evidentemente non vi è stato e quindi il 15 di settembre io non ho pagato. Per cui loro procedono alla revoca, Sì. contestano la guardiania, contestano la funzionalità e la pulizia dei bagni, tutto questo bello qua. Assolutamente. Ma tutte le tue contestazioni, Sì. cioè No. qualcuno ti ha mai chiesto, diciamo della nuova amministrazione, se Sì. gestiscono loro la Senise, eccetera, come va giù, viene gente a vedere il cinema, c'è bisogno che noi del comune facciamo No, qualcosa? assolutamente quasi, no, cioè mai praticamente. Precedente amministrazione pure aveva il problema che era Sì. poco seguito il cinema, anche all'epoca. Sì, assolutamente sì, però devo, per giusto, per veramente non per andare l'uno o contro l'altro, Non stiamo mica assolutamente intentando. no, però le mie richieste venivano ascoltate precedentemente. E questa è la verità. Certo, il fatto dell'antincendio è gravissimo, penso che Sì. chi ha ricevuto la tua pecca, secondo te si è Assolutamente. occupato. Ha rischiato di andare fino al Poggio Reale, gli buttavano le chiavi, perché durante un film Se potete fosse immaginare successo qualche cosa cosa, sarebbe. sicuramente, assolutamente. Per fortuna non è successo. Assolutamente. Soprattutto Cioè, in sono un periodo preoccupati estivo. sempre di ricaricare gli estintori. Allora, no, quelle cose erano precedentemente, le abbiamo fatto tutto noi all'inizio, anche cioè, vari sistemi, quindi vari permessi che per avere appunto la licenza di pubblico spettacolo, noi siamo intervenuti su tante cose da mettere a posto, tra i quali Ma questo non l'antincendio, il l'aveva fatto il sistema comune? fognario, le carte a te, no, Se toccherebbe a loro, visto che te lo fittano per quello scopo e ti obbligano al cinema. no, all'inizio noi abbiamo rifatto tutto noi praticamente per quella struttura. Non so, ti dico la verità, nella mia ignoranza in questa materia, non so Se io effettivamente ti quali obbligo a cose dovevo fare il farlo cinema, io, certo. ti devo dire questo qua è il pezzo di carta, il teatro di Ah, soffitto, perché io ti sto certo, dovrebbe obbligando funzionare per così, il cinema a assolutamente. stabilire il minimo dei film da proiettare. Assolutamente, assolutamente. Anzi, e noi abbiamo Senti, ampiamente adesso Laboni quanto superato. pagava? Non stiamo qua. Siamo Mille, saliti a 3, sì, 1.000 euro al mille. mese. E gli altri uffici? No, Una somma uscivano, generale, no, senza uscivano entrare tizio in in carico. tutto, no, in tutto, dalla struttura, in tutto, uscivano 2.000 euro. Qui potevi potenzialmente pagare il fitto, ma la tassa di rifiuti, La tassa di una rifiuti è struttura del altissima, genere. la tassa di rifiuti supera i 6.000 euro. Per fare un sacchetto di spazzatura, però ovviamente la legge, però immagina quanto può fare effettivamente quella struttura di spazio, pochissima, non per la quadratura, perché ovviamente è inserita la quadratura di una sala cinematografica che effettivamente non produce però rifiuti. Quindi. Alex, una cosa volevo capire, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, Sì. il comune è mai venuto il fun funzionario a vedere che stai facendo, non stai facendo? No, assolutamente mai. Mai. Ma proprio mai.
Nessun funzionario è venuto all'interno della Non andiamo a struttura per vedere la controllare. struttura di cui il padrone di casa, il comune, che se la tiene bene o la tiene bene. Assolutamente, assolutamente. No, Potevi fare quello che volevi tu. assolutamente, sì. Un privilegiato. Certo, con l'obbligo però del cinema. E ne hanno chiusi 888 sale negli ultimi 4 anni in Italia. Ok. Allora, 888. questo è dovuto al Certo, fatto assolutamente, assolutamente. che... Per cui viene fatta questa revoca che stranamente al comune, giuro politico, zero, cioè non vengono proprio informati proprio. Però la cosa strana è questa qua. Uno può anche fare una cosa del genere, però visto che a monte si parla di un cinema, il problema sociale. Ripeto, tutte le associazioni, le scuole che si C'è un riunivano. funzionario, firma, dice lui che c'è grazie a tutti quanti, non informa nessuno, per dire che il comune poteva anche dire ok, diamogli 3 mesi di tempo, perché la volontà politica è sovrana, come Quindi. comune di Anagà, come comune di tutti i casi. Invece solamente avviene questo passaggio, diciamo quasi zitti zitti, sotto al muro, con le spalle, Appunto, provvedimento io fatto, quello, così sì, proviamo. io quello che accuso appunto Cioè, quando è oggi ricevuto è questo la provvedimento? mancanza di Quando è ricevuto collaborazione. questo provvedimento? Sì. La nostra scelta è stata quella di non fare un ricorso per restare all'interno della struttura, ma semplicemente per un motivo. Perché per una persona che per la prima volta fa funzionare quel luogo in una maniera sociale, tiene avanti un cinema aperto 6 giorni a settimana su 7 con prime visioni, dà spazio a tutte le associazioni dell'isola di incontrarsi gratuitamente e che quindi ha delle spese sulla struttura enormi soltanto per la Perché manutenzione. in effetti loro si incontravano le associazioni al piano degli uffici. Sì, avevano le loro sale. E ogni giorno avevamo un'associazione diversa, che era un giorno poteva essere il forum dei giovani, un giorno poteva essere quella di teatro che doveva fare le prove, un giorno amici e amici, insomma, c'erano riunioni quotidiane di associazioni all'interno, gratuite. Quindi per una persona che comunque ha fatto, credo, di poter dire il bene comune gratuitamente, le scuole facevano. Certamente i soldi andrebbero portati. Certo, le scuole facevano le recite gratuitamente nella struttura, Senti un po' questa gratuitamente. cosa, la musica di notte, E questa cosa quindi, qua. perdonami un attimo, e quindi effettivamente, siccome quella situazione non generava un guadagno, ma perché io devo lottare per restare? Nonostante io sto, non voglio dire che sto facendo una cortesia, perché sembrerebbe brutto, ma dava Cioè qualcuno ti ha spazio. detto di prenderti la tua. Certo, assolutamente. Però funzionava in una maniera dove il sociale era sempre al primo posto. Mi viene fatta praticamente la guerra. Io da quella struttura non ci guadagno, ma perché devo Ma lottare perché per pensi di restare? avuto la guerra? Allora, la guerra cioè, generica, nel senso, la cacciata per un trimestre non pagato è guerra. Praticamente 3.000 euro, no? Come Esatto. di Sì, carne, sì, le sì. si tagli le vene. Assolutamente. Assolutamente no, è questa la motivazione. La musica della notte era, non credo di aver mai esagerato, infatti non abbiamo avuto da un punto di vista legale con le forze dell'ordine sotto questo punto di vista nessuna problematica. Quindi magari esagerato mai. Certo, no, non posso negare che non vi era la musica, assolutamente c'era un po' di musica che non era assolutamente mai esagerato. Ed era soprattutto Su questo non sono d'accordo. l'unica cosa che però ci permetteva di avere il bar funzionante la sera e quindi di continuare l'attività cinematografica del bar. Senti, ora che ne è di questo cinema? Tu Allora vai a parlare col sindaco, col responsabile della gioventù, non so. Certo, allora noi tutte le nostre attrezzature adesso le abbiamo Se nei hai parlato depositi. con il cosiddetto potere politico. No, dopo non ne ho più parlato e tantomeno sono stato cercato per parlarne, cioè assolutamente, mai, mai. E, no, io credo che il futuro sia nero. Sia nero perché
Certo, c'è una tempistica adesso da affrontare, che è quella di effettuare delle scelte, di rifare quindi un bando, di trovare qualcuno che partecipi al bando, di Anche risolvendo ricostruire, l'antincendio, chiaramente. sì, prima risolvendo ovviamente le problematiche presenti, dopodiché anche per la persona che subentrerà, quindi stiamo parlando già tra come fare il bando, passano i primi 2 o 3 mesi, così per la persona che va all'interno per riprendere contatti cinematografici, rimettere un attimino la situazione in una maniera funzionale, passeranno altri 2 o 3 mesi. Quindi parliamo sicuramente di 5-6 mesi senza cinema, Ma salvo affidamento straordinario a qualcuno. pensi che ci sia stata una regia a toglierti la gestione, che tu abbia anche le tue responsabilità, o Certo, no, pensi di essere vittima? io non ho mai negato le mie responsabilità e la mia inadempienza. L'ho semplicemente messa sul piatto della bilancia con Cioè, se loro altre avessero risolto il inadempienze. problema dell'antincendio, il problema E della lampada, via la oggi staresti collaborazione. là, Sì, avresti pagato il tranquillamente. fitto. Tranquillamente, sì, sicuramente. Sicuramente. Una mia curiosità personale: Sì. perché hai chiamato la società Daedalus Caprimazza? Allora, perché Cos'era personale? assolutamente la società inizialmente doveva occuparsi di organizzazione di eventi ludico-culturali come caccia al tesoro, e quindi c'è Dedalo che è il labirinto praticamente, e quindi è semplicemente questo. Doveva essere indirizzata a fare caccia al tesoro itineranti per l'isola, e magari adesso faremo quello. Ok, e un'ultima cosa, pensi che sia, se fossi tu adesso al comune, Sì, di cui il potere politico dovrà dare comunque un indirizzo, assolutamente i è la cosa. funzionari devono adeguarsi al potere, qualcosa che vuol fare il sindaco o la giunta di questa sala cinematografica, se tu fossi il sindaco di Capri, Sì. faresti un'altra volta un bando vincolando l'obbligo del cinema, eccetera? O daresti un altro indirizzo? Io credo che comunque il cinema sia cultura, indipendentemente dal numero Ma di se ci vanno 10 persone persone per il dovrebbe. Re Leone, non so come No, puoi il Re Leone, dirti. magari qualcuno in più è 30? venuto. Sì, allora, tu, la 200? scelta. No, era di me. La scelta quindi è se avere un cinema o meno, questa è la domanda. Allora, visti i Se tu numeri. potessi decidere, Sì. sapendo che siccome decidi tu, non puoi gestirlo tu. Come Assolutamente. lo faresti questo bando? No, io darei la possibilità di, cioè darei l'obbligo del cinema, ma darei possibilità di recuperare quei soldi che sono sicuramente persi in un altro Da che modo, cosa? oppure dando anche dei contributi per l'attività Scusa, io so cinematografica. che l'attività teatrale, l'attività cinematografica ha dei contributi. Sì, Voi non li avevate i contributi, se non assolutamente sbaglio, lei o regione o provincia. sì. Sì, ma sono bandi che devono essere effettuati praticamente dal proprietario, quindi è il comune di Capri che deve partecipare a questi Il bandi. comune di Capri, visto che ha il suo gestore, non può partecipare a Potrebbe beneficio del farlo. Oh, sì, gestore che garantisce. potrebbe tranquillamente Non ci ho farlo. mai pensato al comune di Capri. No, credo di no. C'è la difficoltà che poi dal comune di Capri, che vince il bando, credo, elargire la somma nei confronti del gestore possa avere degli intoppi burocratici. Credo che sia questa la motivazione. Ma tu comunque faresti rimettere nel bando il cinema? E altrimenti, però non vedo bene, non vedo l'alternativa. Cioè l'alternativa sarebbe programmare per quella sala un'attività che sia teatrale, di cabaret e tante altre cose, però in una programmazione che deve essere già preesistente, altrimenti se do un affidamento a qualcuno e la tiene vuota, sarebbe comunque un peccato. Per me l'attività cinematografica deve assolutamente continuare, deve coesistere con musica e spettacolo, deve essere appunto un centro di aggregazione polivalente. Senti, Secondo me. ma nella zona degli uffici, Sì. funzionari comunali non li hai mai visti che andavano a sbalacori per una bolletta, a
assessori. No, allora, sicuramente tutti. Cioè, qua è sembrato che conoscevano soltanto l'avvocato Gaetano Simeoni e poi dopo io si mi accorto no. C'era la Gorilla. Tutti conoscevano la presenza, sicuramente tutti conoscevano la presenza degli uffici, perché Dragoni e Dascom e Federalberghi. Perché non hanno badato bene prima a fare un provvedimento del genere di là? Aspetta, ma anche noi inadempienti, perché noi non sappiamo. Secondo me solo esclusivamente per superficialità. Aspetta, come ha gestito con superficialità? C'è stata una... Io posso gestire la mia azienda, tu puoi gestire la tua azienda di superficialità. Assolutamente. Il pubblico no, perché poi... No, e allora, sicuramente vi è nella gestione, ma non da oggi, secondo me da 40 anni vi è superficialità nella gestione dell'ente di quella struttura, cioè da sempre viene. Senti, un'ultima domanda. Assolutamente. Così chiudiamo. Sono stato bravissimo, penso. Sì, assolutamente. Cattiveria non ci sono stato. Non ci sono stato, no, per nessuna delle parti. Cosa succederà adesso? Voi fate caso al comune, il comune... Per danni, solo ed esclusivamente per danni. Per danni, sì. E credo che anche loro faranno qualche provvedimento, noi ovviamente, credo. Non hanno sempre queste PEC dell'antincendio, sì, pesano quando un macigno. Sì, ce l'hanno tutte, non sono una, sono tante. Va bene, vediamo cosa... Magari già l'hanno aggiustato l'antincendio, non so. Se era così facile aggiustarlo... Magari non... Non lo puoi aggiustare, allora era contro di te. È questa cosa, amico, capito? Cioè, voglio dire, comunque una volta che io devo abbandonare, quegli interventi devono essere effettuati, per forza. Quindi, perché far passare tutto questo tempo? Questo sì, è un dubbio che non mi abbandonerà, perché sono comunque cose che andavano fatte e che andranno quindi fatte. Poi funzionano sempre gli stessi. Della vecchia amministrazione. Sì, assolutamente. Qui non penso che siano al soldo di chi c'è oggi. No, assolutamente. Ma io dico che l'unica cosa verso l'attuale parte politica è che magari una telefonata, una cosa in più, poteva essere effettuata. Soltanto questa, una cosa. Non parlo di collaborazione, una collaborazione intensa. Ma io credo, non voglio fare l'avvocato di nessuno, sì. Non è certamente il mio ruolo, anzi, il mio ruolo è l'opposto. L'opposto. Ma siccome qua nessuno sapeva niente, sì. Cioè, anche fare delle parti diventava problema. Diventava complicato. Sì. Io solo di questo voglio dire. Assolutamente, assolutamente. No, ci mancherebbe. Credo che anche la nuova segretaria comunale non sapesse niente. Non so neanche da quanto tempo è presente, sicuramente probabilmente non sapevo. Credo che la vecchia segretaria non sapesse nulla, tutte queste problematiche, senti l'antincendio, non avrebbe inserito i lavori pubblici, ti sarebbe mossa subito. Sì, assolutamente, ma allora l'antincendio è sicuramente la cosa più grave, ma ci sono anche tante altre piccole problematiche che andrebbero veramente risolte, come le perdite d'acqua, come... il proiettore, che è un problema necessario, come l'impianto di condizionamento della sala cinema che si rompe 6 volte all'anno ed è sono richieste degli interventi che noi abbiamo sempre fatto autonomamente. Quindi la problematica è che quando un nuovo gestore subentra in una struttura del genere, non tutti sono Alex, voglio dire. Magari il prossimo, dopo 2 giorni, se ci sono dei problemi che sono preesistenti, chiude la chiave e se ne va. L'ultima cosa, poi in chiusura. Dove pensi tu hai sbagliato? Un errore. Un errore che noi abbiamo per fatto. Per non dire che il comune ha sbagliato tutto. No, assolutamente. Anzi, veramente funziona comunale. Assolutamente. No, l'errore forse probabilmente è stato solo ed esclusivamente quello di valutazione della struttura, che può sembrare che può far apparire una gestione semplice, ma in realtà è complicatissima. E quindi forse avremmo avuto
Era forse necessaria una forza in più, sia umana che anche forse economica, magari. Questo è. Perché parli sempre al plurale tra soggetto 2? No, perché allora noi abbiamo. Assolutamente, assolutamente. Allora, io parlo come società, ma con tutti i miei collaboratori, perché per me sono diventati una famiglia, questo è il senso, assolutamente. Ultimissima proprio, e Sì. andiamo via. Che fai adesso la notte? La notte? Allora, la notte adesso, La notte siamo visti fuori per assolutamente, strada alle 3:30 di notte. visto che ero obbligato a lavorare fino alle 4 della mattina, la notte non riesco ancora a dormire, devo ancora riprendere il ritmo. E Tu quindi, sei in uscire terapia, e hai ragione. assolutamente, Grazie, ci buonasera. mancherebbe, buonasera a tutti.